La sfida più grande che abbiamo è rappresentata dalle emozioni negative e dalle abitudini negative. Le abitudini positive sono la gioia, l'amore, l'umorismo spontaneo, la felicità, la compassione e così via, ma le emozioni negative sono il nemico più grande di tutti. Possiamo migliorare la nostra vita solo nella misura in cui ci liberiamo dalle emozioni negative. La buona notizia è che nessun bambino nasce con emozioni negative. Tutte le emozioni negative vengono apprese fin dall'infanzia. E questa è una cosa positiva, perché se non fosse vero, non potremmo liberarcene. Perché se fosse una caratteristica del nostro corpo, come il colore dei nostri occhi, il colore dei nostri capelli o la nostra altezza, non potremmo sbarazzarcene. Ma non è una cosa genetica. Non è fissa, è appresa e quindi si può riapprendere oppure disimparare. In altre parole, è possibile raggiungere e mandare in cortocircuito i meccanismi delle emozioni negative che sono state apprese. Quello che è stato scoperto è che è impossibile avere un'emozione negativa o un sentimento negativo di qualsiasi tipo a meno che non si riesca a giustificarlo, a meno che non si riesca a spiegare perché si ha diritto a provare questa emozione negativa, perché quello che qualcun altro ha fatto o non ha fatto legittima l'emozione negativa. Quindi, se non giustificassimo... Nella Bibbia, che è un libro sullo sviluppo psicologico e spirituale, nel discorso della montagna si dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Ecco perché se si giudica, si diventa un giudice sospeso, si condanna automaticamente. Se giudichi e condanni, giustifichi e crei emozioni negative. La parte peggiore di tutto questo è che non ha effetto sull'altra persona, ma solo su di te. Tutto fa effetto soltanto su di te. Se si smette di giustificare, allora le emozioni negative iniziano a morire. Il secondo aspetto è l'identificazione. L'identificazione avviene quando si prendono le cose sul personale. È un fenomeno molto comune. Quando sentiamo che è successo qualcosa, la prendiamo sul personale. Ci arrabbiamo e ci preoccupiamo per qualcosa che è capitato a qualcuno da qualche altra parte. Se non ci giustifichiamo e non ci convinciamo di avere il diritto di provare questa emozione, se non ci identifichiamo e non la prendiamo sul personale, l'emozione comincia a morire. Il frutto inizia a morire. Tuttavia, ciò che è ancora più importante è il tronco dell'albero. Il tronco dell'albero delle emozioni negative è il senso di colpa. E tutte le emozioni negative hanno bisogno, per la loro sopravvivenza, del senso di colpa. Quindi, nel momento in cui si smette di incolpare, si interrompe l'emozione negativa. È come se l'albero delle emozioni negative fosse un albero di Natale attaccato al muro. Se lo si stacca dal muro e si taglia il tronco, se si smette di incolpare, tutte le emozioni negative si fermano, spariscono. Ho passato 4.000 ore, anni, a studiare questo argomento. Ero sopraffatto dalla sua portata, perché la chiave per sviluppare appieno il tuo potenziale come essere umano è eliminare le emozioni negative. Perché se si eliminano le emozioni negative, cosa rimane? Solo emozioni positive, felicità, gioia. L'unico obiettivo comune a tutti gli esseri umani è quello di essere felici. Essere felici, gioiosi, affettuosi e sentirsi bene nelle proprie relazioni. E l'unica cosa che impedisce questo traguardo sono le emozioni negative. E di queste emozioni negative parleremo tra un secondo. Quindi la chiave è smettere di incolpare. E il modo in cui si smette di incolpare è usare tre semplici parole che neutralizzano o eliminano la colpa. Io sono responsabile. Io sono responsabile. Quindi d'ora in poi, ogni volta che pensi a qualcosa che ti fa arrabbiare, di semplicemente aspetta. Io sono responsabile. Io sono responsabile. Io sono responsabile. Perché la tua mente può contenere un solo pensiero alla volta, positivo o negativo. Non può contenere contemporaneamente il pensiero della responsabilità e quello della rabbia. Ora, sicuramente tutti mi contesteranno quello che sto dicendo, perché nessuno vuole rinunciare alle proprie emozioni negative. Tu hai pagato per quelle emozioni negative, hai passato anni a tenerle in vita, a fertilizzarle, a giustificarle, a parlarne con altre persone, ad annaffiarle, a pensarci e così via.
Le persone amano le loro emozioni negative. Per affrontarle è quasi necessario un piede di porco per far sì che le persone rinuncino alle loro emozioni negative. Infatti, abbiamo scoperto che se si ha anche una sola emozione negativa che non si vuole abbandonare, questa da sola è in grado di sabotare l'intera vita di una persona. Quindi il punto di partenza per raggiungere il massimo livello possibile risiede nel liberarsi dalle emozioni negative. Quindi, parliamo del principio «io sono responsabile». La tua capacità di rispondere in modo inefficace è la misura critica di quanto diventerai come essere umano. In altre parole, se riesci a rispondere in modo efficace alle crisi, ai problemi, agli inconvenienti che potrebbero non essere tecnicamente colpa tua, se riesci a rispondere in modo positivo ed efficace, significa che hai già fatto molta strada. Questo ti porterà a diventare uno degli esseri umani più sviluppati del nostro pianeta. Perché ogni essere umano crolla, si arrabbia, esplode, va nel caos, fa una scenata, piange, minaccia di fare causa, beve e tutto il resto quando si trova di fronte a un contrattempo. Ma le persone di alto livello no. Le persone di alto livello dicono: stiamo calmi. Cosa sta succedendo? Analizziamolo. Cosa facciamo adesso? Qual è la nostra prossima mossa? E così via. Quindi dicendo «io sono responsabile», ogni volta che si prova rabbia, si neutralizza l'emozione negativa. Se continui a ripetere le parole «io sono responsabile» più e più volte, ben presto diventeranno un mantra automatico. Se succede qualcosa, immediatamente inizi a sentirti arrabbiato, ma poi devi dire istintivamente «aspetta un attimo, io sono responsabile». Una delle manifestazioni più critiche delle emozioni negative è la perdita di fiducia in noi stessi. E basta farci caso, tutte queste paure frenano la nostra fiducia in noi stessi. Paura di non farcela, paure personali, paura di dover piacere agli altri, paura di non piacere agli altri, paura di poter perdere il nostro tempo o il nostro denaro. Tutto ciò si traduce nel peggio. Una delle emozioni negative peggiori è il senso di colpa. Il senso di colpa va in giro con la sua sorella gemella, l'indegnità. A volte sentiamo di non essere all'altezza. È interessante notare che nessun bambino cresce con il senso di colpa. La maggior parte delle principali religioni del mondo inculca molto presto il senso di colpa come parte fondamentale dei propri insegnamenti e lo usano fin dalla tenera età, perché il modo più semplice per controllare le persone è proprio il senso di colpa. Quindi ci sono due ragioni per cui il senso di colpa viene usato deliberatamente. La prima è il controllo e la seconda è la manipolazione. Il controllo e la manipolazione sono utili perché funzionano. Se riesci a far sì che i tuoi figli si sentano in colpa fin da piccoli, puoi controllarli come un filo da pesca per il resto della tua vita. E come si fa? Innanzitutto si ricorre alla critica distruttiva. Le critiche distruttive distruggono le persone dal punto di vista emotivo. E se vengono criticate molto quando sono giovani, si sentiranno a pezzi. La loro autostima sarà a terra e poi si usa il senso di colpa per manipolarle. E il modo in cui si affronta questo problema è che quando qualcuno cerca di usare il senso di colpa su di te, tu devi dire: scusa, ma stai cercando di farmi sentire in colpa? E loro diranno: oh, no, 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 perché nessuno lo ammetterà mai, ma bisogna agire subito e dire: perfetto, perché su di me non funziona. Il senso di colpa con me non funziona. E loro diranno: ok. E poi ci riproveranno. Madonna. E tu dirai: scusa, stai cercando di farmi sentire in colpa di nuovo? No. E alla fine loro diranno: sì, è così. E tu dirai: beh, non funzionerà. Funzionava in passato, ma non funziona di certo adesso. E sarà sempre così. Quando si dice a una persona: stai cercando di farmi sentire in colpa, si interrompe immediatamente il gioco. Il gioco funziona solo se è nascosto sotto il tappeto. Non appena lo si tira fuori e lo si mette sul tavolo, il gioco si ferma. E non devi permettere alle persone di farti sentire in colpa, perché il senso di colpa è totalmente distruttivo. Distrugge la tua anima, mina la tua fiducia. Dunque, parleremo tra poco del modo in cui possiamo sbarazzarci del senso di colpa. L'ultimo principio che devo insegnarti è il più importante per aumentare o rafforzare la fiducia in te stesso. Il più importante per lo sviluppo personale e si basa su un'altra legge, la legge del perdono. Ora, la legge del perdono dice che
che si è una persona sana nella misura in cui si riesce a perdonare e a dimenticare liberamente le offese subite. Mentre quando non si riesce a perdonare, si scende nel totem umano e si diventa sempre più una persona scarsa. Una persona che non può perdonare nulla è una persona totalmente distrutta psicologicamente ed emotivamente. Quindi, come si affronta il perdono? Numero 1. Perdonare i propri genitori. Non si diventa adulti finché non si è perdonato al 100% i propri genitori per ogni errore commesso. Non dimenticare che non è mai troppo tardi per diventare un figlio felice. Quindi torna indietro e perdona i tuoi genitori. Se non sono più con te, perdonali e lasciali andare. La seconda cosa è perdonare tutte le relazioni passate che non hanno funzionato. Questo è molto difficile, perché è una questione estremamente personale e dolorosa. Se riesci a perdonare i tuoi genitori, quello sarà decisamente un buon riscaldamento. La maggior parte delle persone è ancora arrabbiata con i propri genitori a 50 anni. Se poi riesci a perdonare tutte le tue relazioni precedenti, ad accettare che sei almeno parzialmente responsabile per essere entrato in una relazione e che sei sicuramente responsabile per essere rimasto in quella relazione, devi solo dire: io sono responsabile, io sono responsabile, io sono responsabile, li benedico e li lascio andare. Perché lasciandoli andare, ti rendi libero. Se non li lasci andare, rimani in una prigione emotiva. La terza cosa che puoi fare è perdonare tutti gli altri. Perdonare tutti coloro che nella tua vita ti hanno fatto del male in qualsiasi modo, qualsiasi offesa subita in passato durante l'infanzia, qualsiasi fratello, sorella, persona della tua famiglia, qualsiasi persona del tuo lavoro, un capo schifoso o persona che ti abbia imbrogliato, mentito, derubato e tutto il resto, lasciali andare. Lasciali andare, capito? È un vero atto egoistico, lo fai per te stesso. E infine, numero 4, questo è davvero fondamentale, perdonare se stessi. Ora, mi è stato riferito da una fonte molto attendibile, ho fatto delle ricerche su di te prima che arrivassi qui. Ho scoperto che tutti coloro che stanno sentendo questo video hanno fatto cose insensate, prive di senso, sciocche, crudeli, assurde e stupide nella loro vita. È vero? Dimmi di sì. Lascia perdere. Ti prego solo di capire una cosa. La persona che ha fatto quelle cose non vive più, non esiste più. La persona che eri in passato è una persona diversa da quella che sei oggi. La persona che sei oggi non farebbe quelle cose, perché ormai sei consapevole della tua saggezza, del tuo buonsenso, della tua intelligenza, della tua capacità di comprendere le conseguenze. Quindi, la persona che sei oggi è diversa da quella che eri allora. Quindi non continuare a rimproverarti perché quell'altra persona ha fatto qualcosa che oggi disapprovi, va bene? Lascia perdere, lasciati andare. E quando riesci a lasciar perdere tutto, è come se ti togliessi un grosso peso dalle spalle. Perdona tutti e perdona tutto, e in futuro perdona tutti ancora. Non hai nessuna negatività verso nessuno. Sei semplicemente una persona positiva. E se lo fai, se ti assumi la responsabilità, ti piaci e perdoni tutti gli altri, diventi una persona veramente superiore, una cosa davvero incredibile. Ci sono altri 999 principi di successo che ho trovato nelle mie letture e nella mia esperienza, ma senza l'autodisciplina nessuno di essi funziona. Con l'autodisciplina funzionano tutti. Brian Tracy.